direttore della fotografia Pasquale Mari. Buonasera. Storia deve trovare fin dall'inizio le sue coordinate visive in maniera molto radicale. Ecco, siamo entrambi due radicali dell'immagine, quindi questo ci lega moltissimo, ci prepariamo sempre molto i film con materiale fotografico, ricerche sui luoghi. Il produttore Angelo Cucci. Stefano ha cominciato a lavorare con noi per Morte di un matematico romodetano. E allora non lavorava in regia, era il direttore di produzione, ma in realtà era l'anima di quel set. Lo scrittore e sceneggiatore Diego De Silva. Credo che poi tra l'altro il cinema, proprio per statuto, si abbeveri a vari tipi di linguaggi, per esempio quello della letteratura, e riuscire, come dire, ad intonarsi in forme diverse, credo che uno scrittore sia un'ottima occasione. E il regista Stefano Incetti. Grazie. Il verificatore era una storia che mi portavo avanti da quando avevo 17 anni, perché era capitato che ero a pranzo con i miei in cucina e alle 2:15 del pomeriggio si presentò questo lettore del gas che ci costrinse a alzarci tutti, era molto grasso, era ingombrante, era enorme, ci costrinse ad alzarci tutti per entrare nel bagno di servizio dove era il contatore. Quindi insomma io da lì cominciai a pensare che questo personaggio mai raccontato nel cinema poteva essere un bello strumento per entrare nelle case altrui, e immaginavo quante storie conoscesse, insomma quante potesse vivere ogni giorno. E cominciato a pensare a questo taxi driver dove i dove, insomma, che poi la scrittura ci ha preso quasi 7-8 anni, ma non perché, voglio dire, è chiaro, la sceneggiatura andava migliorando, però in realtà i soldi non arrivavano, quello era il motivo. Anzi, stavamo per partire con le riprese a febbraio del 94 e salì al governo la prima volta Berlusconi, bloccò tutti i finanziamenti statali e io tornai a fare l'aiuto regista di Corsica. È chiaro, questo è un po' lo scotto di chi fa dei film che non sono allineati, chi cerca di sperimentare, chi prova ogni volta a reinventarsi una storia nuova.